Libertà, camminare liberi e non avere padroni. Walt Whitman. Tribù rossonera, tribù di gente vera. Buon martedì 10 novembre a tutti e a tutti e bentornata e bentornato qui sul canale del Marietto Milanista. Oggi ho voluto iniziare con questa frase del noto poeta, scrittore, giornalista americano del 1800, appunto Walter Whitman, o più comunemente chiamato Walt Whitman, che è stato considerato anche il padre fondatore della poesia americana, tra l'altro un poeta moderno e in grado di utilizzare comunemente il verso libero. Per chi gli piacesse la poesia, andatevi a leggere qualcosa di lui. Tra l'altro la sua celeberrima poesia, O Capitano, Mio capitano, è tra le più riconosciute. Ma ho voluto cominciare con questa frase e capirete il perché nel trascorso di questa puntata, proprio perché è giusto il discorso della libertà. La libertà non deve avere nessun tipo di padrone e poi capirete il perché. Prima di iniziare, però, mi raccomando, un bel like per sostenere come sempre questo stupendo canale che è ormai vostro, perché lo vedete nelle live la sera, ormai è voi, lo gestite voi, in poche parole, sembra una chat comune. Un ringraziamento speciale a tutti i nuovi e le nuove iscritte al canale, siete sempre benvenuti e benvenute. Grazie, così come tutti coloro che continuano a darmi il proprio voto di fiducia. Continuiamo così, così come seguitemi su tutti gli altri miei social che trovate qui in basso. Detto questo, rinnovo che sì. La trattativa è in fase di stallo. Si muovono due big dalla Premier League. Troppa la forbice, troppo ampia la forbice che divide la domanda e l'offerta della gente che a Tangana ormai si è mangiato la foglia, è diventato un Rayol Man praticamente, che poi anche dopo arriveremo anche a quell'altro, con Livoriano che chiede 9 milioni di euro l'anno e il Milan che ne propone al massimo 6 e mezzo. Ricordiamoci che il signor Franchessy, il numero 71, andate a vedere per chi non lo sapesse cosa significa il numero, io so che è il 79, ma il 71 nella smorfia napoletana ha un perché, soprattutto dopo che uno dà la propria parola e poi non la mantiene. Andatevelo a vedere che cosa significa 71 nella smorfia napoletana. Secondo quanto riguarda il giornale inglese Mirror, il centrocampista rossonero avrebbe puntato, praticamente su di lui avrebbero puntato i riflettori due big del calcio inglese, che sono Manchester United e Arsenal, che hanno bisogno di un giocatore delle sue caratteristiche a centrocampo e sarebbero pronte a soddisfare le pretese del suo agente, ormai un bel magnone pure lui. E ricordiamoci che nel Milan sta prendendo 2 milioni e 2, il Milan gli darebbe il triplo di quello che prende. Quindi, da questo punto di vista, riconoscenza come sempre zero. E il giorno che poi se ne dovesse andare, già sapete che entrerà nel quadretto generale dei due ingrati che se ne sono andati a zero a giugno. E dunque il Milan deve tenere in considerazione il fatto che questo possa avvenire o prima o dopo, prima a gennaio o a giugno, e dunque sta puntando forte su un giocatore che da tempo si parla, che è quello di Boubacar Camara, che anche lui andrà in scadenza nel 2022, in giugno. Però attenzione, perché secondo gli amici di calciomercato.com la dirigenza rossonera non sarebbe l'unica a tenere in considerazione il centrocampista dei marsigliesi. Ci sarebbe anche in corsa la Juventus e come no, devono fare sempre come il prezzemolino, si devono mettere in mezzo, per quanto sembra che la Juve stia studiando un'alternativa per un altro giocatore che potrebbe essere, che lo sapranno loro, però sembra che hanno in ballo un altro tipo di giocatore, Tchouaméni, una cosa del genere. In ogni caso vedremo che cosa succederà, però la cosa che più oggi chiaramente richiama l'attenzione di tutti noi milanisti è un rinnovo a sorpresa davvero, che non ce l'aspettavamo sicuramente fino a poco tempo fa, però il capitano del Milan, Alessio Romagnoli, ebbene sì, praticamente che andrà in scadenza nel giugno del 2022, a fine mese cercherà di incontrare da solo la società del Milan per raggiungere un accordo. Ebbene sì, avete sentito bene. Praticamente, secondo la Rosea,
In edicola questa mattina, secondo il giornale, sarebbe lo stesso giocatore che ha fatto dei passi avanti per venire incontro al Milan. Sarebbe consapevole del fatto che con l'attuale stipendio non c'è trippa per gatti, che è troppo alto, e la speranza del calciatore sarebbe dunque quella di strappare un accordo a 4 milioni e mezzo. Il Milan non andrebbe oltre i 3 e mezzo, la riduzione sarebbe sensibile, chiaramente dai 6 milioni, ma Romagnoli resterebbe in ogni caso uno dei giocatori più pagati della rosa del Milan e continuerebbe la sua avventura in rossonero, che ormai lo porta già, se non sbaglio, a 7 anni con la squadra del Milan. Ancora non si sarebbe entrati nei dettagli del caso, ma per fine mese dovrebbe esserci questo incontro tra le parti e non è detto che ci sia Mino Raiola, così come successe come Ibra per il rinnovo del suo contratto. Visto che i rapporti, dopo soprattutto l'addio del ex 99, l'ingrato che gioca a Parigi, non sono proprio idilliaci e dunque Romagnoli potrebbe decidere, almeno in questo momento, di continuare, diciamo, a tessere questa propria tela verso il rinnovo tutto da solo, come un vero capitano. Sicuramente gli fa molto onore se questo davvero andasse in porto, tutti noi milanisti ne saremo sicuramente molto grati. E fammi sapere tu nei commenti in basso che cosa ne pensi. Io per questa ragione vi avevo detto del perché di questa frase della libertà, camminare liberi e non avere padroni. Se cammina libero il nostro Romagnoli, togliendosi dalle scatole quel personaggio di nome Mino Raiola, noi tutti ne saremmo riconoscenti. Un bel like, iscrizione al canale se ancora non l'hai fatto, con campanellina attiva per rimanere sempre aggiornato sull'entrata di ogni mio nuovo video. Noi ci rivediamo questa sera con la consueta live insieme alla tribù. Mando un bacio a tutte le mie amiche, un forte abbraccio a tutti i miei amici, un bel a tutta la tribù, aug, 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 e sempre Forza Milan, ovunque e comunque. Buona giornata e a dopo. Ciao!